Benvenuti a questa nuova diretta streaming dal mio home video studio. Prima di ogni altra cosa è doveroso condividere con voi il piacere per le migliaia di visioni sempre in continua ascesa, riscosse dai miei precedenti video sui serial killer del passato. Ora, dopo aver trattato le efferate vicende commesse circa 500 anni fa nei freddi territori ungheresi della vecchia Europa dell'Est dalla contessa Elizabeth Báthory, detta anche la contessa sanguinaria, in questo nuovo incontro analizzerò un caso geograficamente molto più vicino che sarebbe quello della duchessa di Bracciano. Torno necessariamente a premettere che la coniazione della definizione serial killer, così come ho avuto modo di accennare in più occasioni nei miei molteplici interventi, fu utilizzata per la prima volta negli anni 70 del secolo scorso negli Stati Uniti d'America dal Federal Bureau Investigation, a seguito di alcuni studi condotti in particolare da Ressler. L'assassino seriale veniva così definito per la prima volta come un individuo che aveva ucciso in almeno tre occasioni, attualmente se ne considerano almeno due, con delle pause più o meno lunghe nel tempo tra un'uccisione e l'altra, definite di raffreddamento. Non nego che l'esistenza o meno di criminali seriali, già da prima di questa determinazione, sin dall'inizio del mio interessamento a questo genere di crimini, abbia sempre stuzzicato la mia curiosità ed i miei studi. Infatti, le mie ricerche mi hanno condotto ad individuare la presenza di questo genere di comportamenti delittuosi anche in epoche molto remote, come ad esempio nei casi in questa sede già trattati e studiati, relativi ad un gruppo di nobili donne romane chiamate, definite le avvelenatrici di Roma o di quello che ha visto quale teatro il territorio dell'antica Cina quando sono andato alla scoperta del principe Liu Peng. Basti pensare alla facilità che questi nobili o regnanti avevano di poter uccidere per motivazioni diverse, quasi sempre futili e senza apparente motivazione, anche solo per noia o per trarne vantaggi materiali ed economici, rimanendo poi matematicamente assolutamente impuniti, se non il solo rischiare in taluni casi di cadere vittime di qualche vendetta trasversale o di finire anche miseramente al primo cambio dell'elite di governo. Nel Leviatano, un libricino del 1651 scritto da Thomas Hobbes, filosofo e matematico britannico, che trattava dello stato della legittimità e forma dello Stato, ne possiamo trovare l'ulteriore conferma. Sulla sua copertina era disegnato un gigante il cui corpo era composto da una miriade di omuncoli. Il titano era rappresentato con la spada in una mano, quale simbolo del potere temporale, e nell'altra con il pastorale, simbolo di quello religioso. Secondo l'autore, i due poteri viaggerebbero su due binari paralleli ed assolutamente non separati tra di loro. Credo nulla di più vero anche ai tempi d'oggi. Nella Francia del Re Sole, ad esempio, si può ritrovare la politica della monarchia dell'assolutismo teorizzata da Hobbes, in cui il sovrano, essendo al di sopra di tutti e di tutto, incarnava per questo il popolo, la legge ed al contempo il sacro. In sostanza, la legge valeva solo per i sudditi, ma non per i regnanti. Quanto appena detto serve solo ad introdurre l'argomento di questa puntata e confermare il concetto di ciò che ho asserito in merito al potere e all'impunità di un criminale cui facevo riferimento poc'anzi, il quale, pur macchiandosi di decine se non di centinaia di orrendi crimini e di uccisioni, rimaneva tuttavia tranquillamente al suo posto, mantenendo il suo ruolo e il suo potere. Parafilie e pulsioni varie, a volte come detto da considerare solamente veri e propri capricci di onnipotenza. Erano queste le connotazioni che distinguevano questi individui in un vero e proprio gioco tra la vita e la morte nei confronti dei più deboli. Dopo la premessa mi avvio a raccontare ed analizzare il caso. Andremo indietro nel tempo di circa 500 anni e più esattamente al 1542, anno in cui viene attribuita la nascita di Isabella de' Medici, figlia terzogenita di Cosimo I, Granduca di Toscana, ed Eleonora di Toledo. Dopo le avvelenatrici di Roma e del principe cinese, lontani dal tempo
ed il secondo anche distantissimo anche geograficamente, Isabella, come vedremo tra poco, è parte della storia di un vicino paese del nostro comprensorio. Eppure, essendo di sesso femminile, si racconta di lei sia stata autrice di una lunga sequenza di omicidi seriali. Si dice peraltro che fosse una donna molto bella, sensuale ed affascinante, e che proprio per queste sue particolari doti e connotazioni fosse stata addirittura definita la stella di Casa Medici, che fosse altrettanto colta. Si dice ancora che fosse dedita alle arti della musica, del canto, della letteratura e della prosa. Ma veniamo ai fatti. A seguito di un vero e proprio contratto tra famiglie della nobiltà dell'epoca, molto usuale ai tempi, Isabella nel 1553, alla tenerissima età di 11 anni, venne da suo padre promessa in sposa al duca di Bracciano Paolo Giordano Orsini. Nel 1558, quando ne aveva solo 16, venne celebrato il matrimonio e Isabella fu costretta a lasciare il bel salotto mondano della casa di Firenze, andando a vivere nel castello di Bracciano. Del duca Orsini di Bracciano invece si racconta che i suoi modi fossero tutt'altro che simili a quelli di Isabella, definito un villano, un rozzo, estremamente violento ed è anche un assiduo donnaiolo. Fu in quell'epoca che un allievo del grande maestro Michelangelo Buonarroti fu incaricato di apportare una serie di innovazioni artistiche ed urbanistiche alla fortezza Orsini di Bracciano, tra le quali la realizzazione della Stanza Rossa, chiamata anche la Stanza di Isabella, sulla quale, tra storia e leggenda, aleggiano racconti che la vedono protagonista di seduzioni e vicende di sesso estremo, quanto mai sfrenato, che tuttavia al mattino successivo, la notte di passione, terminavano immancabilmente con l'uccisione della vittima del momento, o per meglio dire dell'amante di turno. Eccoci arrivati al punto. Sì, sembra proprio che la duchessa Isabella, nei lunghi periodi in cui il suo consorte era lontano per combattere o per le battute di caccia, e quindi comunque assente dal castello, usava attirare nella sua stanza, sfruttando il suo fascino, la sua bellezza, i suoi modi intriganti e comunque le sue doti e la sua posizione, ignari amanti, che dopo una nottata di amore, sesso folle ed appassionato, venivano poi tratti in inganno e fatti scivolare in uno stretto e profondo pozzo, sul cui fondo li attendeva un deposito di calce via che inesorabilmente fagocitava l'amante della notte precedente, disintegrando nelle sue carni ed ossa, le quali sparivano praticamente nel nulla, letteralmente liquefatte dalla calce, non lasciando così alcuna traccia di sé. Il copione era questo, sempre quello. Al mattino, dopo la notte di sesso infuocato, la duchessa, con l'apparente ingenua e innocente scusa di doversi rimettere in ordine, rivestirsi dei suoi lussuosi abiti, invitava i suoi amanti ad attendere in un adiacente salottino, il quale era collegato alla camera da letto della cosiddetta stanza rossa tramite uno stretto corridoio, ambedue privi di luce. Le povere vittime, brancolando dapprima nel buio di questa sorta di labirinto ed ignare di ciò che le attendeva, finivano poi inesorabilmente per cadere in una botola non visibile per la mancanza di luce posta proprio in fondo all'angolo del salottino, la quale si apriva improvvisamente sotto i loro piedi. Le vittime precipitavano così nel vuoto sino a terminare la loro caduta nella calceviglia, depositata in abbondanza nel fondo dell'angusto pozzo. Non è difficile immaginare le sofferenze patite dalle vittime, che venivano letteralmente divorate vive dall'impasto corrosivo. Le carni mangiate dalla calce da atroci dolori e sofferenze, e le urla che cadevano nel nulla, soffocate dalle strette pareti del profondo pozzo situato al centro del castello, prima che la morte sopraggiungesse ed avesse in qualche modo pietà di loro. Facendo visita al castello di Bracciano, ancora oggi è possibile vedere nella stanza la botola trabocchetto, mentre il pozzo, probabilmente anche per motivi di sicurezza, risulta essere stato da tempo murato. Veniamo sulla morte della duchessa, avvenuta nel luglio del 1576, sussistono delle ombre,
le quali dicotomicamente attribuirebbero il decesso avvenuto a seguito del suo strangolamento per mano del marito Duca Paolo Giordano Orsini, il quale sarebbe stato colto da un momento d'ira dopo che sarebbe venuta a conoscenza del comportamento infedele della propria consorte. L'altra ipotesi, che è data per più attendibile, attribuirebbe la morte di Isabella alla sua intensa attività sessuale, riconducendo il decesso alla contrazione di una malattia delle vie urinarie risultatale poi letale, laddove, dati anche i tempi, anche una semplice infezione poteva comportare gravissime complicanze con esiti fatali, come probabilmente anche in questo caso. Ma vengo ora alle conclusioni e all'analisi del serial killer. Alla luce degli studi moderni, la duchessa Isabella può essere definita con certezza una criminale seriale del genere organizzato, poiché pianificava con estrema precisione, premeditazione e meticolosità tutte le sue azioni, ben conscia che la mattina successiva alla notte d'amore avrebbe ucciso il suo spasimante, così come la femmina del famoso ragno tropicale chiamato Vedova Nera, che dopo l'accoppiamento divora solitamente il maschio, facendole peraltro scomparire il suo corpo. La duchessa ha dimostrato peraltro notevole freddezza e mancanza assoluta di empatia. La serialità è data dalla cadenza temporale delle pause di raffreddamento tra un omicidio e l'altro, che in questo caso si susseguivano quasi giornalmente. Le motivazioni che hanno indotto la duchessa al suo agire possono invece essere ricercate in prima analisi nel suo insaziabile e probabilmente patologico desiderio e bisogno di sesso, come appena detto, apparentemente privo di qualunque empatia e sentimento, tant'è che la mattina successiva il suo obiettivo primario era quello di disfarsi, per non dire letteralmente quello di disintegrare la sua vittima, anche molto probabilmente con lo scopo di preservare e mantenere integra la sua reputazione di nobile donna. Per ricominciare poi di nuovo nella sua attività criminale la notte successiva. In seconda lettura, nelle motivazioni del suo agire, si potrebbe individuare anche una sorta di vendetta nei confronti del coniuge Duca Orsini, il quale, oltre che essere poco presente nella vita della donna, quando lo era, usava modi rudi e scostanti, non si lasciava mai scappare avventure galanti con altre donne. Dalle mie ricerche e dai dati raccolti non mi è stato in questo caso possibile risalire al numero esatto degli omicidi commessi da Isabella, ma è facile ipotizzare che in circa 18 anni di matrimonio, vista la perfetta ed altrettanto meticolosa e scrupolosa organizzazione da lei messa in campo, il suo insaziabile bisogno di sesso e forse di vendetta, in considerazione inoltre delle frequenti assenze del consorte, le vittime potrebbero essere annoverate in un numero davvero rilevante. Bene, carissimi amici, sono giunto al termine anche di questa puntata. Vi ringrazio come sempre per la vostra attenzione e vi do appuntamento alla prossima diretta streaming. Vi ricordo l'importanza dei vostri like e dei vostri commenti. Ancora arrivederci a tutti.